amatissimo, bellissimo. Signore e signori, Caspar Capparoni. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Reduce da un grande successo di due giorni fa sul Canale 5. Ecco, è la nuova avventura di Mediaset, Canale 5 dell'anno nuovo. È iniziata, sta andando bene, speriamo che migliori, perché poi le cose devono migliorare. E che dire, niente, sono felice di essere qua, anche perché io sono tifoso sicuramente della Roma, lo sappiamo, però essere premiato è stata la prima volta in vita mia, e devo dire anche emozionante. Beh, Caspar è un tifoso vero, perché lui è tutte le domeniche, poi con tutta la famiglia in Tribuna Tevere. Sì, ho tutti e cinque figli, anzi, due e cinque figli. No, perché mia moglie la considera una figlia, che è giovanissima, quindi ho cinque figli, parto da lei fino ad arrivare all'ultimo, diciamo qualche mese. Sono anni che partecipo sempre attivamente anche alla finita al stadio. Mi trovo benissimo e devo dire che molto bene. Sì, molto bene, ma devo dire che quelli che stanno vicino mi dicono, ma guarda che ci sta, c'è la tua, poi dopo c'è un turno, ma è matto proprio. Io sono proprio diventato un'altra cosa quando stavo stato. È bello così. Sì, penso che sia bello, non so, per quello che mi sta vicino, perché ogni tanto mi salto addosso, comincio a fare la scimmietta sulla testa. Vediamo che salterà addosso a qualcuno domenica alle 15. Purtroppo non potrò saltare addosso a nessuno allo stadio, perché sarò a Milano per fare professione. Vabbè, tu stai a Milano, salta addosso a qualcuno. Ecco, sì, sarò da solo nel camerino di Mediaset con la televisione di là, che attenderò di entrare via domenica live, poi il giorno. Spero che in quel momento la Roma faccia qualche cosa di positivo, e quando tornerò a Roma sarò col sorriso in faccia. Per forza. Premia Caspar. Premia Caspar Capparoni per la sua inmollabile fede giallorossa. Premia l'attrice Giorgia Viero. Wow. Bellissima, bellissima. Guarda che meraviglia, no? Prima la valletta ufficiale, poi Giorgio. Posso lasciare?